DEFCON 1 Bella a tutti ragazzi, Jeflex che vi parla ed oggi, come vedete, siamo in un video molto molto particolare. Allora, il primo video che faccio con la webcam. E inoltre andremo a vedere una cosa molto molto importante, ovvero come evocare Herobrine. Ovviamente siamo su Minecraft PC, quindi servirà la mod per fare tutto ciò. E nulla, mi raccomando, condividete questo video a tutti i vostri amici, così vedete come evocare Herobrine e giocare con lui. Condividetelo per l'impegno, perché ragazzi, per fare questo video ci sto davvero tantissimo tempo. Fra la webcam, fra il video del PC, è un video molto molto lungo. Quindi, cioè molto lungo per me per prepararlo, editarlo e tutte queste cose qua. Quindi mi raccomando, un like per supportare. Allora, siamo in questo bellissimo mondo. Bello. Siamo pure in una foresta oscura. Guarda caso dove ci ha fatto spawnare. Qua c'è pure una palude, siamo precisi. Allora, praticamente questa qui è una mod che aggiunge svariate cose. Quindi, ora non mi ricordo dove devo andare per vedere tutte le cose nuove. Forse di qua. Quindi, queste qui sono le varie teste. E qui ora spawn chicken. Esatto, perché abbiamo praticamente alcune cose nuove. Ad esempio It's Herobrine. Ora mettiamo anche il disco. Quindi prendiamo redstone. Quindi no, il Nodeblock non è, è l'altro. E ogni volta io, ragazzi, dovete sapere che mi perdo sempre nel trovare tutti i blocchi. Sottofondo questi dischi che sono un'aggiunta della mod. Poi, come potete notare, perché c'è sta foglia così strana? Ok. Andiamo a prendere questo, l'Herobrine Totem, che è praticamente un blocco che non mi ricordo successivamente come si crafta. Non me lo ricordo. Comunque bisognava andare nel Nether per prendere qualche blocco del Nether. Infatti serviva la Netherrack, questo qui me lo ricordo sicuro. Ma poi ci sono tutti i crafting. E intanto vi faccio vedere tutti i mob che aggiunge questa mod. Ne aggiunge davvero tanti. E ora vi faccio vedere come diventa difficile giocare. Allora, quindi questo qui è una gallina indemoniata. Poi ciccio. Ehi, guardate, guardate che bello ragazzi, mamma mia, un capolavoro. Poi abbiamo lui, Notch, che è un'altra aggiunta della mod. Ti togli, ciccione. Poi questo qui è Herobrine, che ha 50 di vita. Notch, come vedete, ma che sta impazzito, è impazzito. Oh, lo stai già quella, attenzione, si è arrabbiato. Ma tu ti vuoi togliere? Mamma mia, mezze piedi. Ma basta. Oh. Poi questo, che cavolo avete fatto? Ma siete pazzi? Mi fate laggare il mondo così. Ma che è stato? Chuck Norris, è stato lui? Non lo so. Poi questo qui è un Herobrine Builder che praticamente va nelle miniere, spacca qualche blocco, qualcosa del genere. Poi abbiamo questo che è praticamente un Herobrine che ti insegue. Ma perché c'è sto fuoco? Poi abbiamo un altro Herobrine che scompare. E continuiamo a scendere. Vi faccio vedere ormai tutti i mob che aggiunge la mod. Ci sono vari tipi di Herobrine. Quindi questo qui è un altro Snow Golem, aggiunge praticamente anche le uova di queste cose. Abbiamo 200.000 tipi di Herobrine. E poi faccio vedere, ci dovrebbe essere l'Herobrine Boss. Ma perché sta gallina mi segue? Basta. Oh, questa qua è una mucca indemoniata. Questo è un maiale pure lui. Oh, oh. Ecco, questo qui praticamente è l'Herobrine. Ma non mi spaccare tutto.
Questo qui è l'Heron Brain Boss con 300 di vita, praticamente fa come un Wither, vabbè, qui ha messo pure della lava. Poi abbiamo lui è un... please don't hit me. Io non ho amici, povero, dai. Questo qui è un Nero Brain Zombie. Poi abbiamo lo Snowgolem, che lo spawn. Attenzione, non stavo attaccando però allo zombie, Herobrine. Ma che stai facendo? Non puoi glitcharti. E poi abbiamo l'Iron Golem. Vabbè, che si ammazzano. E poi abbiamo Spawn Herobrine, che praticamente non lo fa vedere perché scompare. Una volta spawnato lui scompare e poi ti fa delle apparizioni ogni tanto. Poverino, mi stanno scannando quei due. Ora ragazzi, devo farvi vedere come fare il portale di Herobrine. Che neanche me lo ricordo. Ora andiamo a controllare. Per evocare Herobrine dobbiamo innanzitutto prendere il blocco d'oro. Blocco d'oro che è qua. E poi dobbiamo prendere le torce di pietra rossa. Vediamo se funziona perché... Non è che c'è proprio un modo per evocarlo perché ci sono tanti tutorial e poi magari non si capisce. Quindi poi qui è così. Così. Non funziona! Sì, va bene. Informarmi su internet. E praticamente dobbiamo prendere la Netherrack. Ci sono vari modi, perché in effetti non c'era un vero e proprio tutorial su come evocarlo in questa mod. Quindi alla fine ci sono vari metodi e ho visto quale potrebbe funzionare. Però se non c'è la Netherrack, ma perché lì? Mi trovo io malissimo, ragazzi, sui comandi di Minecraft PC, ogni volta per cercare qualche cosa ci sto 30 anni. Allora, qui andiamo a provare così. Vediamo se funziona. Ah, poi mi dimenticavo il lacciarino. Quindi andiamo a prendere anche. Riesco a trovare il lacciarino, ho guardato 3 volte. Facciamo così. No, non funziona neanche questo metodo. E come mai, ragazzi? Quindi dobbiamo... Oh, you will never be free. Può essere che devo piazzare il tot, cioè il blocco e poi spaccarlo. Può essere, ragazzi. Poi dobbiamo prendere le teste che sono importantissime. Eccole qua, teste di Steve. 1, 2, 3 e 4. Quindi risaliamo. Questo qui va spaccato. Che cosa ho rotto? Ho rotto qualcosa. Perfetto, un'altra testa.
Perfetto, una volta fatto così noi dobbiamo aspettare un paio di minuti e dopodiché inizieranno già le prime apparizioni di Herobrine, inizierà lui ad entrare nel gioco e quindi lo potrete trovare sotto varie forme, inoltre vi manderà in continuazione quei polli assassini, sbarra mucche assassini, sbarra maiali assassini, sbarra villager assassini, tutte cose. E inoltre, non mi ricordo come adesso, però tu potevi evocare Boss Herobrine. Una volta che tu andavi ad uccidere Boss Herobrine, avevi finito la mod, come dire, finito il gioco. Quindi questa qui è una mod davvero molto bella, è una mod molto semplice, poco pesante, cioè leggerissima. Figuratevi, la regge il mio computer, quindi. Potete giocarlo tutti quanti facilmente, è gratis e nulla. Io spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, lasciate un like, un commento sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente, ragazzi, Dai Flex è tutto. Bella!